Buongiorno. Non sono granché stupita che in giro per il mondo muoiano vostri colleghi, effettivamente, perché da sempre quelli che fanno bene il proprio mestiere, no, schiattano male, non solo i giornalisti. Basti pensare a Gesù, ma a Jim Morrison, a Mona Pozzi, che così abbiamo trovato anche cosa hanno in comune questi tre personaggi. Ecco, penso anche a Falcone e a Borsellino, no? E penso che da un bel po' di tempo in Italia non muoiono magistrati, e non so voi, ma questo mi pare veramente un cattivo sintomo per il paese. Mi pare proprio che non tiri aria buona, no? In un posto dove sono tutti sereni e contenti del lavoro della magistratura, perché vuol dire che non sta lavorando, che sta lavorando per altri. Penso ai signori che lavorano sui binari, li avrete visti, no? Che muoiono cercando di rendere efficienti le linee ferroviarie in modo che i treni poi non subiscano ritardi e interruzioni come quelle di qualche giorno fa, che poi si sia costretti a fare delle fermate straordinarie. Penso a quanti medici e infermieri non stiano morendo anche in questo lunedì mattina, mentre noi siamo qui ad aspettare il coffee break offerto dai cronisti, che spero francamente ci sia, anche se non ho visto. Ma no, l'avete detto all'inizio che non avete fondi, in effetti. E loro invece, così bizzarri, hanno scelto di operare sotto alle bombe. Ecco, non so quanti ne muoiano precisamente, non sono informata ogni anno, senz'altro quest'anno ne sono morti ammazzi, ma voi avrete dei dati molto più aggiornati di me. Ed è proprio questo l'aspetto che io credo sia più rischioso del vostro mestiere. Cosa fate dei dati che raccogliete? Muore chi usa i dati, non muore chi usa i dati per gli USA. Ma a tutti gli altri sì. Penso a Julian Assange. Assange è in carcere dal 2019, come sapete, è accusato di aver violato segreti di Stato, anche se questi segreti sono dei crimini, perché lo ricordiamo, i segreti sono crimini solo per i civili, per gli stati spesso sono segreti e basta. Ecco. Il giornalismo a servizio dei cittadini non interessa più a molti, sapete, mentre il giornalismo interessa agli stati, un giornalismo che diviene ufficio stampa è un giornalismo finalmente utile, degno di ricevere i contributi statali, degno di essere diffuso, incentivato. L'inchiesta viene invece associata sempre più al complottismo. Assange ha fatto proprio questa cosa qui, secondo me, ha diffuso dei dati, dei documenti video della notizia in modo che nessuno potesse fraintenderla, in modo che nessuno potesse dire no, non è andata proprio così, ecco l'ennesima fake news, da 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 da. Nei video si vede com'è andata. E questo è il suo principale crimine, ha mostrato la verità. Non ha capito che la verità ormai è peggio delle armi. No, le armi sono a fin di bene. La verità è peggio delle auto Euro 4 qui a Milano. A me piacerebbe tanto poter entrare in area C con la mia Ritmo dell'86. E anche avere un Assange italiano che mettesse le mani sui documenti, che aiutassero a capire finalmente come sia possibile che Andreotti sia stato un politico con il maggior numero di incarichi governativi nella storia della Repubblica Italiana. Vorrei un Assange italiano che fosse libero di spiegarmi come mai c'è stato un tempo in cui in Italia non serviva una mediazione tra Stato e mafia, perché non si capiva bene quale dei due fosse l'istituzione. Da sempre quelli che fanno bene il proprio mestiere, quindi muoiono male. Questa cosa si sa, perciò noi che siamo qui stamattina è evidente che almeno fino adesso abbiamo fatto schifo. Siamo scadenti in quanto vivi. Diamoci da fare, quindi. Questo è un po' il mio invito. Mi rivolgo a voi, non andate in pensione senza esservi fatti prima qualche giorno di carcere per aver usato i vostri dati per bene. Ecco, non cambiate mestiere prima di aver costretto lo Stato a darvi la scorta. Qualche inchiesta torbida che ci spieghi bene come funzionano le cose. Non partite per la guerra senza prima aver chiaro in testa per chi state andando a combattere con la vostra penna. E se vi piace l'idea di avere presto il vostro santino personalizzato, basterà dire sempre la verità. Non potete sbagliare, con la verità c'è una corona di fiori che vi aspetta con il vostro nome bello in corsivo.